Alessio Capraletti, seconda sconfitta della stagione, ma forse ha pesato eh, soprattutto il fatto di non vedere una squadra che ha lottato rispetto alla precedente volta quando fu sconfitta, ma se non altro almeno mostrò le sue, le sue doti, le sue armi con tutto, in tutto l'arco della partita. Quest'oggi possiamo tranquillamente dire non pervenuto, sei piuttosto rammaricato di questo. Sì, buonasera. Eh, sicuramente dispiace, dispiace perdere, dispiace soprattutto perdere in casa. E come abbiamo perso oggi dispiace ancora di più, nel senso che comunque siamo stati scolastici, eh, colpa mia ho lavorato magari poco sulla testa durante, durante la settimana e quindi abbiamo, siamo stati molli, siamo stati molli, c'è poco da dire, loro hanno fatto la loro partita, hanno trovato il primo gol e il secondo subito dopo, quindi... La potevamo rimettere in piedi, abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato troppo perché quando si sbagliano due liberi, quando col portiere del movimento comunque crei tantissimo perché abbiamo creato tre o quattro palle col pulite. Pulite, è mancato l'ultimo passaggio. Bene, mister. Nel primo tempo è vero, sotto di due reti eh, si sa, poi diventa anche una questione psicologica, la, per forza c'è da recuperare un, un passivo. Quando si va eh, sul dischetto, che c'è questa possibilità, non è sempre una cosa facile perché improvvisamente sembra che davanti la porta sia completamente un muro, non solo un, un giocatore. No, 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 assolutamente quando dico che abbiamo sbagliato i due liberi non do la colpa a nessuno, cioè, sbaglia chi li tira i liberi certo. quindi per carità eh, no, non do la colpa a nessuno, dico che erano due buone occasioni per rimettere in piedi la partita prima del primo tempo dentro gli spogliatori abbiamo detto c'è cioè, possibilità che prendiamo un altro gol, nel senso in contropiede, ma noi dobbiamo fare il nostro gioco, l'abbiamo fatto e quando non fai gol e ne prendi cinque è giusto pure che perdi, insomma, tanto dei Cappello e tanto merito all'avversario che ha fatto una buona partita, noi lavoriamo, continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Mister, ma temevate un po' questo quest avversario, anche perché nell all'andata vi fece giocare, soffrire, però fu una prestazione diversa? Sì, 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 noi contro, contro il Cori anche l'anno scorso. Abbiamo vinto in casa perso lì, quest'anno ci siamo scambiati il favore, abbiamo vinto lì, abbiamo perso qui. Però li conosciamo, sono un bel gruppo, lavorano bene, sono affiatati. Quindi, Soltanto eh... che l'anno scorso mister. Eh... L'anno scorso eh... no... <ride> quest'anno si lotta per una, pre... una posizione diversa. Ma sì, forse è giusto così, ci togliamo questo peso della prima posizione. Servirà riva... un po' per ricaricare le pile anche a livello mentale, soprattutto? Mm. Non lo so, non lo so, valuteremo in settimana ma secondo me c'è poco da ricaricare, ripeto i ragazzi poi alla fine eh, anche col portiere di movimento non hanno sbagliato, ho dovuto metterlo perché eravamo al quinto fallo quindi ho preferito giocarmela così. Eh, non abbiamo fatto gol, la realtà è questa, abbiamo eh, creato questo, e sbagliato. Questo sport è, è, possiamo eh, come si dice, farlo somigliare alla matematica, è quasi una scienza, se non si segna o quantomeno non si fa un gol più degli altri, difficile poi portare a casa il risultato. È come il basket, no? se è al possesso non segue il canestro dopo devi correre a difendere, noi facciamo adesso in questo momento fisicamente facciamo un po' di fatica a correre a difendere. Va bene così, va bene così, lavoriamo, lavoriamo, il campionato è ancora lungo. Allora, Fabio Grilli arriva un'importante vittoria su un campo difficile. Fino ad ora c'era riuscita soltanto l'Igol, Sabriglia, Ci riesce anche il Corri Monti tra l'altro facendo il, non, non il compilino, però quello che voleva, quello che, voleva che si era prefissato alla vigilia. Sì, sicuramente è una partita che avevamo preparato con molta attenzione, all'andata avevamo subito una pesante sconfitta, c'era la voglia di recuperare. Certo, con la prima in classifica non è facile, il gruppo ha dimostrato in queste partite di essere estremamente valido. Eh, noi ce l'abbiamo messa tutto, credo che la dimostrazione di carattere e di determinazione dei ragazzi abbia fatto la differenza. Allora, eh, presidente factotum di questa società, il Cori comunque dimostra in questa stagione di sapersi comportare bene con le grandi. Beh è un, eh, è un compitino che ci riesce ormai da, da diverso tempo, voi per fortuna e voi per determinazione appunto ai grandi appuntamenti e agli appuntamenti difficili. Lo facemmo il, il primo anno con il, eh, la Virtus Latina Scalo che vinse quel campionato con un'unica sconfitta. Quest'anno abbiamo ottenuto risultati importanti sempre con le prime in classifica. Ecco. Può nascere qualcosa da questo risultato o si resta nell'umiltà più assoluta come avete sempre prodigato e come di resto anche Edoardo Ciuffa eh, dice nell'arco delle gare? No, ma indubbiamente con il massimo dell'umiltà e se... Eh, vogliamo ancora di più accresciuta. Eh, siamo una società nuova in questo settore, giochiamo con tutti i ragazzi eh, di Cori che per buona parte non ha esperienza di calcio a 5. Edoardo sta facendo un ottimo lavoro e sta inculcando la filosofia del piedi a terra.